allora io raccolgo il suo appello, che è quello, qui siamo oggi in tanti, sarà è necessario per la campagna referendaria che ognuno di noi realizzi iniziative, si faccia promotore di iniziative all'esterno, soprattutto verso i giovani, qui non ne vedo molti, e la carta da giocare nel nostro intervento verso le giovani generazioni credo che sarà decisivo per i positivi risultati di questo nostro impegno a difesa della Costituzione. Do la parola a Armando Spataro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, già procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, coordinatore del gruppo specializzato nel settore antiterrorismo. Dal 1998 al 2002 è stato membro del Consiglio Superiore della Magistratura. E voglio ricordare che nel 2014 gli è stato conferito il premio Articolo 3 per il suo coraggioso quotidiano impegno a custodia dei valori civili e morali che la nostra Carta Costituzionale detta. È per questo che Armando Spataro, come magistrato, è sensibile, sensibilissimo, si sente di impegnarsi su questo bene prezioso che è la Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza, senza che questo ovviamente comporti per lui, come per i magistrati, l'ascesa in campo sul piano politico. Do la parola a Spataro e lo ringrazio per la sua presenza. Intanto grazie per l'invito a questa, per me terza manifestazione a sostegno del no, qualificatissima, e grazie ovviamente per le parole di introduzione. Vorrei subito spiegare però il mio breve intervento, che non voleva essere censorio nei confronti dell'amico Giannulli, e anche spiegare, se non permette l'altrettanto amico Moni, le ragioni per cui non è che sia del tutto d'accordo con questo tipo di approccio. Sia ben chiaro, lungi da me, anche lontanamente, ipotizzare appunto censura nel parlare, meno che meno nel pensiero. Io ritengo però che noi non dobbiamo cadere in relazione a questa campagna in cui tutti ci dobbiamo impegnare, non dobbiamo cadere in un tranello, la logica dello scontro politico. Perché sia ben chiaro, ognuno la può pensare come crede, ma se dovessimo votare sì o no quelli che sono qui presenti questa sera, probabilmente il 100%, non il 52%, voterebbe per il no, mi sbaglierò di poco. Il nostro impegno deve essere invece quello di, come dire, far crescere il consenso per il no. E allora, perché dall'altra parte ci viene proposto questo referendum come scontro politico? O per me o contro di me, se perdo me ne vado, cade il governo, eccetera, eccetera. Perché purtroppo viviamo anche in un contesto sociale, in un contesto storico, comunicativo, in cui prevale anche una logica di comunicazione vuota, addirittura mirattrista, sentire opposte tesi che si confrontano con un messaggio appunto di 167 caratteri o con uno spot pubblicitario o con una battuta al limite dell'offensivo o anche offensiva, perché sembra essere diventato questo il mondo in cui viviamo, il mondo per conquistare il consenso, va bene? Io certe volte, pur amando la tecnologia, non sono ovviamente all'altezza di chi da giorno la conosce la varia quotidianamente, mi chiedo se respingere questa modalità di comunicazione non sia connessa agli anni che passano, cioè divento vecchio e quindi magari rimango attaccato al mio modo di pensare o di comunicare come avevo in passato. Può essere. Sono però certo in questo momento, in questa campagna, che noi dobbiamo, come è stato detto appena prima del mio intervento, dobbiamo pensare ad uscire dal nostro privato e ciascuno, assolutamente ciascuno, fare qualche cosa perché si conquistino altri consensi su noi. E allora non tutti quelli a cui andremo a chiedere di schierarsi per il no sono disponibili anche ad uno scontro di questo tipo. Rischiamo allora di allontanarli dalla nostra, se pratichiamo questa logica. È una logica mia
quella che vi propongo, come dire, moderata, da passi tempati, non lo so, credo che nessuno, almeno me lo auguro, possa pensare che io sposi la logica dei passi tempati. Non mi è mai successo nella mia vita professionale e privata. Cerco però di, quando è necessario, di adattare anche la tattica ad un disegno che deve essere quello di arrivare a un obiettivo. Chiuso questa lunga premessa, però una premessa inferiore è quella appunto che allora serve a giustificare, perché io come magistrato parlo, perché anche nei giornali di oggi, soprattutto in quelli di domani, leggerete dopo un'ulteriore polemica sulle dichiarazioni di un magistrato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, anche domani, smentite peraltro ad interessato, domani troverete, sono sicuro, sui quotidiani anche attacchi ai magistrati che si schierano per la battaglia dell'Efremo, sono certo, e man mano che andremo avanti questa battaglia crescerà, come se voi l'esito dovrebbe essere magistrati. Ma perché viene messo il magistrato in mezzo? Perché evidentemente la categoria dei magistrati può magari determinare consensi ma anche ripulsa. Allora io vi dico che pur non essendo stato silente nei miei anni, ritengo che soprattutto in certe condizioni bisogna essere capaci di graduare gli interventi non in senso prudenziale ma mirati quanto a contenuti. Allora non mi va di schierarmi in una manifestazione politica e partitica, sono disposto a mettere in ballo tutto me stesso per lottare, per difendere questa Costituzione. Istituzionale formale possa accusare le scorrettezze il magistrato che si schiera per la Costituzione. A questo proposito ricordo ancora con emozione, quasi con passione, la campagna che abbiamo fatto nel 2006, ma non possiamo dimenticarcela quella riforma costituzionale che attingeva anche la giustizia, in che modo attingeva, rovesciava il sistema giurisdizionale. Beh, anche allora ci siamo schierati in prima linea, parlo dei magistrati, evidentemente sono tutti cittadini che devono farlo, specie oggi, ci siamo schierati senza timore, perché i principi che sono nella Costituzione non possono essere classificati. Scusate la franchezza del linguaggio, ma io sono una persona che è nata grazie a molti genitori, i miei genitori, il popolo bulgaro che ha voluto salvare i suoi ebrei a partire dal metropolita della chiesa bulgara, il vescovo della città in cui sono nato, il vescovo Kirill che si sdraiò sui binari, il futuro Giovanni XXIII che si fece non in 4, in 18, ma io sono stato anche, ho potuto nascere grazie alla vittoria della Marata Rossa. Io ho potuto nascere grazie alla resistenza antifascista. Io non me lo dimentico e faremo bene a non dimenticarselo mai, a ricordare che la Costituzione. I capi politicamente, tutti gli studiosi sanno, anzi, e lo hanno detto gli storici pure, come la nostra Costituzione sia il patto di più ideologie, di più ideali, anzi, non ideologie. E quindi dobbiamo difendere il senso di questa Costituzione. Nel 2006 furono 16 milioni i votanti. Io sui sondaggi che leggo adesso non mi tranquillizzo, ma neppure mi allarmano tanto, perché sono manipolabili, ritengo. Ciò nonostante, andiamo a rivivere lo spirito dell'impegno collettivo attorno alla Costituzione. Molte cose, quasi tutte, quelle che avevo detto sul piano tecnico sono state ben illustrate dai professori, questo mi esime quindi dallo scendere in dettaglio, se non sfiorando certi argomenti, magari provare a mettermi in campo altri. Vorrei iniziare intanto con una lettura di poche righe di uno scritto di Luigi Ferraioli, lo conoscete credo come giurista, che ha recentemente illustrato, ma anche perché abbiamo davanti la prospettiva di una Costituzione di minoranza, perché anche di questo dobbiamo parlare. Questa legge di riforma costituzionale è espressione di una minoranza. Ricordiamo anche questi numeri che non sono stati ricordati fino a questo momento. Dice Ferraioli, e questo è il pacifico, le Costituzioni rigide sono nate nel secondo dopoguerra per unire, ma soprattutto
sono nate come limiti e come vincoli ai poteri di maggioranza. Bene, cosa accade? La Costituzione di Renzi, lo si nomina, perché evidentemente se ne è stato talmente carico il Presidente del Consiglio da dire o con me o contro di me, la Costituzione di Renzi si caratterizza sin dal metodo come una Costituzione non di maggioranza ma di minoranza. Ricordiamo i numeri. Grazie a una legge dichiarata incostituzionale, come è stato ricordato, il Porcello, un partito che aveva il 25% non degli elettori ma dei votanti ha preso una maggioranza assoluta. E in questo 25% che dice Ferraioli equivale ad un 15% della popolazione. La maggioranza peraltro è costituita da meno della metà, perché ci sono stati molti diventati governativi nel tempo, e anche questo va detto sul piano tecnico. Quindi noi abbiamo una minoranza a sostegno di questa riforma che è stata approvata, anzi è stata imposta attraverso operazioni come la fiducia, il taglio di emendamenti, forme di Aventino fino all'ultima gravissima deformazione consistente nel carattere plebiscitario che si vorrebbe imporre al referendum, come referendum non sulla Costituzione ma sul Presidente del Consiglio dei Ministri. Non mi piace leggere quando faccio qualche intervento, ma queste sono parole precise che ci danno chiara nozione di come ci troviamo di fronte a una legge di riforma costituzionale voluta da una minoranza. La Costituzione deve unire al dibattito, come dire, sottostante la riforma. Non hanno partecipato i cittadini, ma non hanno neppure partecipato le componenti parlamentari. Se si ha la pazienza di andare a rileggersi l'iter di approvazione della Costituzione, si leggeranno delle vicende, delle storie splendide di politici di tutti i colori che si sono impegnati nel raccogliere tutti i testi delle Costituzioni europee, le storie delle Costituzioni europee, le commissioni che si sono divise per esaminarne ciascuno un pezzo, la sintesi finale e persino poi la rivisitazione lessicale che viene affidata da alcuni componenti parlamentari. Un iter che quindi porta ad uno studio, ad una meditazione profonda di quella che dovrebbe essere appunto la carta come insieme di principi su cui far crescere la nostra democrazia. Allora, lo sappiamo, se c'è una questione che non ha niente a che fare con le funzioni di governo è proprio la Costituzione, proprio la Costituzione, strumento di democrazia. Io ho già sentito affermazioni che quindi mi limito a sintetizzare. Io non credo neppure che si possa accettare come valore positivo a sostegno della riforma l'idea che occorra il rafforzamento del potere del governo e della presidenza del Consiglio dei Ministri, perché questa finalità viene proposta esplicitamente e si dice, cioè occorre un potere più forte, lo si dice senza remore, questo va dato atto di una certa chiarezza. Ma appunto nel sistema di comunicazione moderna non compare la controvoce che ricorda come il rafforzamento del governo si può certamente conseguire, ma in un quadro di bilanciamento e di controllo reciproco tra i poteri. Mi vengono alla mente a Venezia, non in Cassazione, i magistrati in divisa che applaudivano il duce al punto tale da indurlo a ritornare per un bis con il suo discorso. In quella sede si diceva dal ministro Grandi, che non era un politico e basta, era un giurista di livello, diceva la magistratura deve mettere da parte la legge in certe occasioni per ragioni di opportunità e per conformità agli interessi, ai programmi di chi governa. Ma sappiamo tempi più recenti, cito spesso all'epoca era ministro Alfano con ex ministro Castelli, entrambi in televisione, in uno spettacolo, in una trasmissione televisiva di Lucia Annunziata, e vorrei dire testualmente il nostro sistema non prevede tre poteri ma due poteri e un ordine, la magistratura dando un significato non voluto dal legislatore costituzionale al lessico usato in Costituzione, un articolo della quale dice la magistratura è un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere. Allora si dice la Costituzione che dice un ordine,
ma se usiamo il lessico indipendente da ogni altro potere significa che è anche la magistratura. Non stiamo a discutere di questo, ma sto toccando nel 1940, in epoca più recente, nel decennio che stiamo vivendo, sto toccando e ricordando delle concezioni di assetti costituzionali che non prevedono equilibri tra i poteri. Quello del fascismo lo sapevamo, c'è ancora qualcuno che lo sostiene, anche, lo dico ancora una volta, ricordando affermazioni pubbliche, l'onorevole Violante ebbe anche a scrivere un libro chiamato I Magistrati, in cui diceva che i magistrati devono essere leoni, ma leoni sotto il trono, evidentemente alludendo ad una determinazione che deve essere forte, sì, ma non nei confronti di chi sta sul trono. Allora, chiudo. Noi dobbiamo recuperare il senso di un sistema costituzionale che prevede il controllo dei poteri. Io, quanto al bicameralismo, forse parlerò un po' retro, io sono assolutamente convinto, assertore del bicameralismo perfetto, lo dico con assoluta certezza. Errato propalare la convinzione o tentare di farlo, ma purtroppo ci si riesce, secondo cui tutti i mali del nostro sistema derivano dal bicameralismo perfetto. Allora, innanzitutto io direi che talvolta il bicameralismo perfetto è servito a salvarci da alcune riforme provate nell'anno del Parlamento, e questo è fondamentalmente poco, perché vorrei citare almeno tutte quelle della giustizia, perché bisogna però di 5 minuti soltanto per ricordarle. Quante sono morte sul binario morto transitando da una camera all'altra, meno male. Ammettiamo, però, diciamo che talvolta i tempi che il bicameralismo richiede sono tali da apparire incongrui al cittadino che dice ma è possibile che non si riesca a trovare una legge, questa e quest'altra. Diamo pure per scontato che ci sia in questo criticità, ci sia patologia, una patologia per la verità che dipende anche, e questo lo possiamo dire se non concorde, quello del Tomoni, dipende anche da un certo atteggiamento di appiattimento di chi fa parte del Parlamento rispetto alle direttive del governo. Forse una riforma forte dovrebbe essere quella della riabilitazione e del rinforzamento delle due camere. Ma la patologia non si cura buttando a mare il malato, si cura intervenendo appunto su quello che non funziona, e qui voglio dire ci può anche stare, è accettabile quello che si prevede di una riduzione del potere di decretazione d'urgenza da parte del governo, eccetera, eccetera. Ma il bicameralismo rappresenta in sé un valore, certo, non da tutti condiviso. Ancora, si dice, superiamo i costi della politica, semplifichiamo l'attività legislativa. C'è chi ha detto per la verità che non andremo incontro a riduzione di costi, ma a costi peggiori, cioè a spese a vuoto, comunque sia poco produttive, con una riduzione del Senato e con un'attività di una Camera rafforzata che fa il bello e il cattivo tempo per effetto di un governo che, raggiunta la maggioranza, può dettare la linea. Ma francamente, io credo anche che la semplificazione dell'attività legislativa che ci si propone come una virtù sia invece una realtà a cui guardare con prudenza. La semplificazione può essere l'anticamera della banalità, può essere l'anticamera della legge ad effetto che non è sufficientemente studiata. Nel campo della giustizia non avete idea di quante norme varate richiedono poi modifiche e interventi della Corte Costituzionale. Ma insomma, è certo, e torno a quello che era un po' la premessa di tutto il discorso, che non esiste il governo costituente. Questo è un valore sul quale dobbiamo senz'altro concentrarci. Non esiste il governo costituente che ci propone una semplificazione legislativa, come dicevo prima, che non esiste, e io vi invito a leggere, se non l'avete davanti, per favore andate a casa, trovate su internet il nuovo articolo 70 della Costituzione. L'attuale articolo 70 dice la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Stop.
Il nuovo articolo 70, ce l'ho qua, è composto da una pagina abbondante, me ne leggo, scusate, degli stralci. La funzione legislativa esercitata collettivamente da due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, referendum popolare e altre forme di consultazione, di cui l'articolo 71, poi si va a 65, 114 terzo comma, 122 primo comma, e ancora continua l'esame del Senato. Non ve lo leggo perché è impossibile, questa è la semplificazione legislativa, ha detto Gustavo D'Agrepeschi. Questa è la forma di un decreto di proroghe o di una legge finanziaria, non è. E diceva Arturo Carlo Iemolo nel suo Che cos'è la Costituzione, pubblicato nel 1946 per la prima volta, diceva: la Costituzione non è un codice, non può avere mille articoli e soprattutto non può essere compilata e deve essere compilata, scusate, nella speranza che resti in vita molti anni e valga a regolare situazioni diverse, alcune di cui oggi prevedibili, dia soltanto disposizioni precise, occorrono dichiarazioni programmatiche e di massima. Questa è una visione tecnica della Costituzione. Portatevi l'articolo 70 quando volete conquistare dei no nella campagna. Portate un po' presso, regalatelo. È stato ricordato che 56 costituzionalisti, non 50, hanno firmato un documento fortemente critico sulla riforma costituzionale di cui stiamo parlando. Questi 56 costituzionalisti, dovremmo anche qui leggere i nomi, costituiscono, come dire, una realtà variegata. Non ci sono soltanto coloro come Vittorio che hanno fatto parte del comitato promotore, che fanno parte del comitato promotore per il nome, anch'io non vorrei farne parte sin dall'inizio. Ci sono anche 11 ex presidenti della Corte Costituzionale, ci sono molti dei saggi che il presidente Napolitano aveva nominato per riformare la Costituzione, ci sono accademici cattolici, accademici di ogni estrazione, il mondo cattolico, vi invito a cercare il documento di Daniele Lavaglia, ha prodotto un documento bellissimo a sostegno per il no. Guardate quanto è variegata la categoria delle persone e delle intelligenze da conquistare, vedete come è variegata. Questi 56 costituzionalisti non sono tutti aderenti, anzi una parte, non sono aderenti tutti al comitato promotore del no, ma lamentano esattamente le stesse criticità. Non solo quelle che abbiamo detto, ma anche altre, e parlano anche sì di qualche pregio, ma dicono per esempio, come affermavo io, che il bicameralismo perfetto non può essere quello che viene addebitato alla causa delle disfunzioni del nostro sistema. E peraltro ricordano come esiste la necessità di un equilibrio delle componenti del Parlamento quando in seduta comune intervengono per approvare leggi importanti. È stato già ricordato, ma non ripeto, che la diversa formazione e modalità di costituzione del Senato, la composizione numerica rispetto a quella della Camera, che di fatto viene eletta con una forte influenza della maggioranza, la combinazione di queste due forze dà netta prevalenza alla Camera e alla componente della Camera eletta su indicazione politica, perché, e questo è un altro punto che forse dobbiamo più sottolineare rispetto a ciò che è stato fatto fino adesso, perché non solo ciò avverrebbe adesso, ma a maggior ragione avverrebbe con l'Italicum se non dovesse cadere con il referendum che si farà credo a marzo. E allora ecco che un altro punto importante non trascurare, cioè il nostro impegno, che deve essere sia per questo referendum che per quello della legge elettorale, perché questa riforma della Costituzione
diventa molto più pericolosa se non dovesse essere anche cancellato il sistema elettorale cosiddetto Italicum. Ricordiamoci tutto questo, perché davvero ci troveremo dinanzi a uno squilibrio intollerabile. E velocemente vado a chiudere. Abbiamo detto prima di quante sono le sensibilità, le intelligenze che devono essere coinvolte. Ecco, diamo, se possibile, appoggio in tutte le sedi, in ogni ambiente in cui noi operiamo, viviamo, ogni tipo di comitato che sono. Io devo dirvi con franchezza, non mi interessa fare l'analisi e leggere la carta d'identità di chi si batte per il no. Noi abbiamo di fronte dei principi da far vincere. E allora ecco che bisogna alimentare ogni tipo di comitato, perché attingono evidentemente questi comitati più sensibilità e dobbiamo impegnarci. C'è un Presidente del Consiglio che l'ha buttata sul personale. Io credo che ciò sia avvenuto proprio perché teme, come è stato già detto, l'esito di questo referendum e perché pensa che evidentemente imboccando questa strada abbia più probabilità di farcela. Noi non dobbiamo reagire assecondando questa logica. Io credo che sia sbagliato assecondare questa logica, mentre dobbiamo provare a chiarire, a denunciare anche come a questa riforma si sia arrivati con l'abuso del voto di fiducia. Dobbiamo dare davvero forza e mobilitazione nel massimo possibile a questo nostro impegno, anche sfatando, attenzione, questo è un altro punto che va chiarito parlando con la gente, sfatando l'idea falsa propalata strategicamente che intanto il referendum si fa perché lo vuole il governo, perché purtroppo nella ignoranza collettiva circola anche questo. Noi dobbiamo ricordare che il referendum si sarebbe fatto comunque, visto il tipo di maggioranza che ha approvato questa riforma, e quindi smentire che sia frutto della lungimiranza, della tendenza democratica di chi questa riforma ha approvato e voluto. Io non so se sia stato poi corretto, comunque tatticamente intelligente, richiedere le firme anche a sostegno del referendum per il no. È stata una scelta ribattuta, sicuramente può avere anche un effetto di mobilitazione, ma è certo che questa riforma è da cancellare e che il referendum non ce l'hanno regalato, ma sta nella Costituzione. È stato, a proposito del Senato, anche qui consentitemi di dare una lettura di poche righe di uno scritto di Alfiero Grandi, che parla del Senato e dice: il Senato è ridotto da queste modifiche costituzionali ad un ectoplasma con ben 10 modalità di partecipazione ai compiti legislativi, alla faccia della semplificazione. Se si vanno a studiare questi compiti legislativi è difficile anche per il giurista darne un inquadramento logico. E Moni, mi hai tolto la battuta con la quale volevo terminare, ricordando le affermazioni della JP Morgan, che noi sappiamo è diventata la principale banca del mondo. Consentimi di arricchirla, stiamo parlando del 2013, perché mi è capitato di imbattermi in questo enunciato? Perché è recente, talvolta ancora ritorna, il dibattito sul rapporto tra giustizia e impresa. Si sostiene da parte di molti che la giustizia, quando ha a che fare con reati che attengono l'economia, l'impresa, eccetera, dovrebbe muoversi con passi molto fermati, perché c'è di mezzo l'assetto economico del paese, del mondo, i lavoratori, eccetera. Una affermazione, voglio dire, che non tiene conto né dell'obbligatorietà dell'azione penale, che non tiene conto della scala dei valori costituzionali, quindi prima la salute dei cittadini, prima di ogni altro, va bene. All'interno di questo dibattito è stato speso appunto lo studio della JP Morgan, che pare sia la prima banca del mondo, addebita la crisi economica europea alle costituzioni democratiche post-belliche. E testualmente il suo studio, che è stato raccolto, è stato anche citato da politici recentemente, testualmente
il suo studio finisce dicendo: si tratta di costituzioni inadatte a favorire l'integrazione, influenzate da idee socialiste. Quindi il consiglio ai paesi europei: liberatevi al più presto delle vostre costituzioni antifasciste. Io questa costituzione la definisco certamente antifascista, ma ha tante cose belle ricche dentro che sarebbe difficile dare una sola definizione a questa costituzione. E allora, chiudendo con la citazione del comitato promotore per il no, io dico che dobbiamo sentire forte e irrinunciabile il compito di costruire e diffondere conoscenze per giungere al voto con una piena consapevolezza popolare, prima nel referendum sulla Costituzione e poi nei referendum abrogativi sulla legge elettorale. Non dimentichiamo questo accoppiamento, come non dimentichiamo una bella frase di Calamandrei, che disse una volta che la Costituzione è un pezzo di carta, se la lasciamo cadere non si muove. Allora dico, non rassegniamoci a vederla cadere, svolazzare verso il suolo, non rassegniamoci ad alcuna ingiustizia, ineguaglianza, illegalità. Ripeto, non lasciamo cadere per foglio, battiamoci dovunque sia possibile per il no. Nel senso che noi dobbiamo evitare di scendere, di accettare la deriva plebiscitaria proprio contro il governo. Nel documento dell'ANPI nazionale che ha dato l'adesione ai comitati per il no, viene esplicitamente detto che noi dobbiamo avere come obiettivo la difesa della Costituzione repubblicana, al di là di qualsiasi schieramento politico-partitico. E questo è l'obiettivo sul quale dobbiamo concentrarci. Grazie a tutti i relatori che sono intervenuti e vi invito ancora a sottoscrivere a firmare i referendum che sono esposti qua sul balcone. Grazie.